Ciao, bentornate sul mio canale. Questa volta vi faccio un video sui prodottini da drugstore o comunque da supermercato. In più, vi farò vedere un sacchettino di OVS. Allora, parto subito con Esselunga. Allora, sono stata da Esselunga e nella mia Esselunga è abbastanza fornita di prodottini beauty, tra cui trovo le maschere dell'Eroa. Voi sapete che mi piacciono tanto i patch per gli occhi e a questo giro ho preso quelli anti-age con il collagene. Ne ho presi due pacchi. Come vedete, questo è già aperto perché non ho resistito. Comunque è questo. Quindi vedete della marca Iroa, e questi sono dei patch che appiccicate al contorno occhi, rimangono lì fermi e potete metterli sia sul contorno occhi che sul contorno labbra. E sono 6 pacchetti, quindi ci sono dentro 6 pacchettini. E questi li ho pagati 5,90 l'uno, quindi due confezioni 5,90 e 5,90. Poi vi ho fatto vedere in un video dei terminati che ho terminato il mio scrub viso della Natura Siberica, amatissimo, e ne ho approfittato e l'ho ricomprato perché appunto Esselunga fortunatamente mi vende anche alcuni prodottini di Natura Siberica e appunto l'ho ripreso. Questo qua è, come sapete, è il mio preferito. È l'esfoliante viso al Sephora Japonica and Arctic Raspberry. È fantastico. Quindi, questo qui, se avete modo di provarlo, acquistatelo. Mi raccomando, se avete la pelle, secca o comunque sensibile, no, perché vi fa uno scrub bello importante. E questo costa 4,90 euro, certificato ICEA e sono 150 ml. Poi l'ultima cosina beauty che vi faccio vedere presa da Esselunga è un contorno occhi della Lavera. Io ho preso questo contorno occhi rassodante trattamento antirughe, questo qui che utilizzerò di sera, quindi questo con acido ialuronico. E c'è l'olio di Carania, che non so che cosa sia, e tè bianco bio. Boh, vediamo se l'avete già provato, fatemi sapere come vi state trovando. Io ho due contorni occhi di Lavera e finora mi sto trovando divinamente. E questo qui costa un sacco, quindi costa 14,99, l'ho pagato con lo sconto fidati, quindi meno 3 euro, quindi costicchia questo. Poi sono stata da Ocean, voi sapete che io intanto raccatto materiale che ho sul letto, voi sapete che io Ocean ce l'ho praticamente di fronte all'ufficio, per cui ho fatto una scappatella da Ocean e anche qui ho comprato prodottini beauty. Allora, ho ricomprato le mie salviettine intime preferite del momento, che sono queste qua di Equilibra all'aloe, sono queste qui. Queste non contengono camomilla, se non erro, perché con acido lattico, calendula, sono gettabili nel WC, per cui un punto a favore, perché così almeno non dovete starle a cercare il cestinetto per buttare le salviettine. E non contengono coloranti, paraveni, saponi alcalini, petrolati, SLS, SLS e PEG, quindi fantastici. E poi, come vedete, sono una confezione mignon, quindi vista anche in borsa. Questi li ho pagate 2,30 euro. Poi, sempre dell'Equilibra, ho voluto provare questa mousse. Questa è l'Argan Giovinezza Naturale ed è la mousse detergente viso con acido ialuronico. Questa qui. Allora, io di questa non l'ho mai provata. Sapete che io di questa linea ho provato sia le salviettine struccanti che l'acqua micellare è fantastica. E niente, ho voluto provare anche questa, essendo in mousse, boh, vediamo com'è l'effetto. Anche questa,
al 98% di ingredienti naturali, quindi senza parabeni, siliconi, petrolati, pegoli, minerali, paraffina, SLS, SLS. Boh, vediamo, non ho mai provato prodotti in mousse per la detersione del viso. Fatemi sapere se voi l'avete già provata o comunque se avete provato dei prodotti in mousse, come vi state trovando, come vi siete trovate. E questa l'ho pagata 6,49 € da Ocean. Poi ho ricomprato il mio deodorante del periodo, che è quello della Omia, Deo Spray Neutro Fresco all'Aloe Vera, asciutto per 24 ore, ed è questo qui. Sapete che ormai la Omia è uscita anche con i deodoranti per le ascelle. Niente, l'ho ricomprato perché quello che avevo comprato in precedenza mi è piaciuto un sacco, quindi l'ho ricomprato. Questo costa 5,49 €, costicchia per essere un deodorante, però comunque è bio, perché qua 0% di siliconi, parabeni, sali di alluminio, gas, petroli chimici. Quindi fantastico, fantastico. E niente, fatemi sapere se anche questo l'avete provato, l'avete acquistato, essendo che per me, cioè, è una sorta di novità, perché non li avevo mai visti. Cosa sarà, un mesetto che ho iniziato a vederli, due forse. Poi, gli ultimi due prodottini sono entrambi della Forsan. Allora, uno mi serviva perché in questo periodo, cioè, io perdo capelli tutto l'anno, cioè 365 giorni l'anno io perdo capelli. In questa stagione, quindi dal passaggio dall'estate all'autunno, è il degenero assoluto, per cui volevo qualcosa che mi aiutasse con la perdita dei capelli, comunque per rafforzarli, eccetera, eccetera. E l'unico prodottino che io ho trovato nella parafarmacia dell'Ocean è stato della Forsan il miglio per integratore alimentare per capelli, questo qui. E niente, dice appunto di prenderne due pastiglie prima dei pasti. Non l'ho ancora provato, non l'ho mai provato. Fatemi sapere come vi state trovando, se voi l'avete provato. Io ho provato le pastigliette, quelle alla carota per la pelle durante i mesi estivi, e sempre della Forsan mi sono trovata molto bene, e quindi ho voluto acquistare questo, che costa una fucilata e mezza secondo me, perché costa 9,92 € e sono 50 pastigliette. Quindi mi durerà un mese circa, perché assumendone due mi si dimezzano. E niente, quindi vedremo se questo funziona. E sempre della Forsan ho trovato questo siero Bava di Lumac, rigenerante con collagene vegetale, ed è per il viso. E questo, fatto così nella scatolettina, verde, dice di applicarlo tutti i giorni, mattina e sera, su viso, collo e décolleté. Allora, è fatto così: sono 30 ml, quindi non è grandissimo, e ha la pompettina, quindi molto carina. Mi piace fatta così, in modo che non dovete pucciare il ditino dentro la confezione, ma vi mettete il prodotto sul dito e ve lo spalmate sul viso. E questo, appunto, io non l'avevo mai visto, quindi per me è una new entry, una novità. L'ho pagato 13,65 costicchia per essere un siero, però quelli che avevo io della oh mamma, non mi ricordo più, quindi quelli che avevo io, che erano al veleno di vipera e alla bava di lumaca, li avevo pagati sui 25 €, erano della Centesia, ecco. Poi, ultimo prodottino che ho riacquistato sono le maschere della Erboristica di Atenas. Queste qui sono il Lumia, formula di giovinezza. Queste ve le ho già fatte vedere. Queste sono fatte, cioè in un pacco ce ne sono due. Mi piacciono perché mi danno un effetto fantastico al viso. Adesso posso utilizzarli perché appunto agosto è passato, il caldo è passato, quindi posso utilizzarle. E come sapete sto utilizzando anche la crema viso. Della stessa linea c'è il contorno occhi, forse il detergente viso e la BB cream. Quindi magari, se
Tra un po', quando smaltisco un po' di cosine, vedrò se provare anche tutto il resto della gamma. E queste le ho pagate 1,90 euro l'una. Poi, passiamo a OBS People. Ho fatto un po' di acquistini sempre beauty. Purtroppo di OBS. Ah, ho dimenticato una cosa. Adesso vado a prendermela. Purtroppo di OBS, come sapete, mi mette tutti i codicini dei prodotti. Quindi magari o ve li scrivo sotto o se sono abbastanza veloce ve li faccio vedere. Allora, aspettatemi che vado a prendere una cosa. Eccomi tornata. Allora, ho recuperato quello che dovevo recuperare. Se guardo giù perché ho tutto il marasma qui sotto. Allora, ho acquistato due maschere della 7-Eleven e ho comprato questa che è la Deep Pore Cleansing Peel Off. Dice che è for men, ma chi se ne frega, la utilizzo io. Ed è appunto una maschera peel off purificante in sostanza. Arricchita con minerali del Mar Morto e vai. Quindi ho preso questa che ho pagato 1,99 euro, come anche questa ho pagato 1,99 euro ed è quella al carbone. Allora, vi stavo dicendo prima dell'interruzione, ho preso anche questa che è al carbone. Non penso sia peel off questa, quindi penso che sia una maschera normale da sciacquare, perché appunto non c'è scritto peel off, e anche questa è 1,99 euro. Poi parto con tutti i prodottini della Essence. Allora, vi faccio vedere i due spray che ho acquistato, perché sono un po' in fissa con gli setting spray o comunque con gli spray per il viso. Perché sapete che durante il cambio di stagioni la mia pelle impazzisce. Per cui ho detto, vediamo se riesco a fregarti quest'anno. Allora, ho preso questo, che è il Keep It Perfect Makeup Fixing Spray. Questo qui. Allora, vediamo se riesco a farvelo vedere. Questo qui è proprio piccolino, da 50 ml. Ed è lo spray fissatore per il make-up. Io ho visto che tante non si sono trovate bene per lo spruzzino. Io sapete che sul make-up non ho molte pretese, per cui vi farò sapere se mi ci trovo bene. Vediamo se riesco a trovarlo subito. 189, 3,79 euro questo. Poi l'altro che ho preso, che però è scritto, cioè, tutto tranne che in italiano, è questo, è l'Instant Matte Makeup Setting Spray with Evermatte, oil free, non sticky, lightweight, vabbè, è questo qui, è sempre un altro setting spray, però dovrebbe fare l'effetto matte sul viso. Speriamo, anche questo sono 50 ml, allora 162, 3,79 euro anche questo. Poi ho ricomprato le mie amate e adorate goccine per l'asciugatura dello smalto. Queste sono le Express Dry Drops. Io quando le trovo queste le compro perché sono le più economiche che ci siano e cioè funzionano che è una cannonata. E queste costano 772, 2,49 euro. Altro, cioè sempre nel reparto smalti, che secondo me gli smalti di Essence sono veramente top, soprattutto il base coat e il top sealer, cioè sono veramente fantastici. Allora, io ho comprato, ah no, ne ho comprati tre, ecco. Allora, ho comprato della linea The Gel Nail Polish, il base coat che è la mia base, cioè da sempre, questo qui. Con la scritta azzurra, cioè questo qua io utilizzo sempre, sempre, sempre questo. E questo l'ho pagato 587, 587, 3,19 euro. Poi, sempre della stessa linea, ho preso il top coat, fatto così specchiato, cioè ragazze, sono fotonici questi smaltini di Essence. E questo 518.
5,18 3,19 euro. E poi ho voluto provare questo della linea Better Than Gel Nails Top Sealer Eye Gloss, quindi super gloss, questo qui. E questo viene 3,19 euro. Quindi se dovete comprare degli smalti comunque per la cura delle mani, Essence è fantastica. Poi ho acquistato una matita labbra e due matite viso. Allora, la matita labbra che ho acquistato è una Ultra Last Lip Liner e questo è il colore Lavender Blend. Non so se si vedrà mai Lavender Blend, spero di sì. Il colore è questo. Adesso vi faccio uno swatch ed è un colore bellissimo, cioè proprio bellissimo. Tenete presente che sempre che io sono davanti alla finestra con la luce naturale. E questa 551, secondo me questa era 1,29 euro. Non mi ricordo se era una di quelle cose special price. Comunque, vabbè, 551, no, scusate, 551 è il codice, 1,29 euro. Poi ho preso due matite per gli occhi, una marrone è della Long Lasting Eye Pencil e la 02 è Hot Chocolate, non so se riuscirete a leggerlo, comunque vediamo. Hot Chocolate è marrone, semplicissima, è una di quelle automatiche, è un bel marrone, marrone scuro, quindi Hot Chocolate questo, perché io di matita marroni ne avevo una ma sta tirando le cuoia. E questa 9,59 1,89 euro. E poi ho comprato una matita nera, perché ragazzi dovete sapere che io non ho matite per gli occhi nere, cioè le ho usate talmente tanto che adesso basta. E questa è la Casual Pencil 01 Black, vediamo se si vede. E appunto questa è la matita che temperate, semplicissima, ed è nera, nera, nera. Quindi, ok, una matita nera semplicissima. E questa viene 715, 1,29 euro. Poi mi sono buttata sui rossetti, perché voglio qualcosa, cioè anche se non vado magari al lavoro con un trucco importante, un trucco carico, voglio comunque avere un attimino di colore sulle labbra, perché come vedete io sono bianca come un cadavere, cioè quindi immaginatevi se vado soltanto con mascara, cioè sembro malata. Per cui che cosa ho preso? Allora, ho preso questo che è un Color & Care Lipstick più Avocado Butter e la mia è la colorazione 06 Girls Club ed è questo qui. Allora adesso ve lo faccio vedere. Io ne avevo uno facsimile di neve, però era più sul fucsia. Quindi questo qui è un semplice burro cacao, magari ve li faccio vedere qui sotto. È un burro cacao colorato e questo è il colore. Cioè, non è a lunga durata, ragazze, non vi aspettate chissà che cosa. È un semplicissimo burro cacao colorato che rimane su finché non bevete, non mangiate. E questo l'ho pagato 7,31 1,29 euro. Poi, sempre per quanto riguarda lucida labbra, ho comprato il Balmy Kiss Moisturizing Lip Care with Almond Oil. Questo è il numero 04 Treat Me Right, no, non si vedrà mai, ragazze, mai. È comunque fatto così. Ed è un semplicissimo questo burro cacao, ve lo metto qui di fianco, ed è un bellissimo color tipo fragola ciliegia. Questo è ancora più trasparente dell'altro, ed è questo qui. Cioè, vedete che questo è molto più trasparente rispetto a questo. E poi ho preso due rossettini, ho preso questo che è lo 03 Sheer Shine. Sì, allora 03 Sheer Shine.
E sono questi in questa confezione fatta così. Il colore è un color labbra, perché appunto non volevo stravolgere. E anche questo rimane molto tipo burro cacao, cioè come vedrete ho preso delle colorazioni tutte facsimili tra di loro, ma va bene. Ed è questo, cioè brava Silvia, ho fatto lo swatch. Ed è questo qui sotto. Questo qui. Quindi questo è il colore, come vedete, è molto 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 sheer. Mentre l'altro che ho preso è della linea Matte Matte Matte, sempre lo 03, quindi Fantasia Portami Via. Questa è sempre la confezione. Questo è il colore. E vi faccio lo swatch. Questo ha un colore più pieno. Praticamente sembra che, vabbè, allora vi faccio vedere, questo è il colore. Praticamente questo è il rossetto di questo gloss. E invece questi qua, cioè praticamente questo e questo si assomigliano tantissimo, cioè per il fatto che uno è un rossetto che vi dura e questo è un burro cacao, mentre questi due si assomigliano molto, cioè hanno tutte e due una copertura abbastanza sheer, questo è proprio un burro cacao. E, ah, non vi ho detto i prezzi, scusate. Allora, questo qui, il Sheer and Shine, 170, 2,49 euro, mentre il Matte Matte Matte, 786, 700, dov'è? 2,89 euro, però so che c'erano degli sconti, non ho capito dove. Vabbè, comunque, allora ragazze, con questo video io concludo tutti i miei acquisti per quanto riguarda il beauty da drugstore. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, se vi è piaciuto mettete un like o iscrivetevi se vi sono simpatica e noi, mi raccomando, come al solito, guardate questo ditino, ci vediamo al prossimo video. Ciao!